Buongiorno ragazze, eccomi tornata in un nuovo video. Oggi voglio andare a togliere tutte le cose autunnali che ho sparso per casa. Tra l'altro vi ho fatto un video dedicato, quindi se siete curiosi di vedere come ho arredato la casa per l'autunno, magari vi lascio il link qui nelle schede, anche se in realtà ormai sono pronta per decorare la casa per il Natale. Però oggi vado a togliere tutte le cose autunnali, così lascio la casa completamente spoglia e pronta per essere decorata con le cose natalizie, che però non farò oggi, ma comunque nei prossimi giorni. Quindi intanto tolgo tutte le cose autunnali, pensavo di farlo insieme a voi così mi tenete un po' di compagnia. Direi di partire dall'ingresso, che tra l'altro da quando abbiamo inserito la stufa, questo angolino mi piace molto. Poi quando il caminetto, quando la stufa è accesa, si crea una bellissima atmosfera. Comunque, qui sopra, come vedete, ci sono alcune cose autunnali, principalmente questa zucca e queste foglie decorative che adesso vado a togliere. Ora non so se lasciare queste cose al momento così o se andare a cambiare qualcosina. È praticamente da qualche mese ormai che l'ingresso, questa mensolina, è decorato in questo modo, quindi volevo fare qualcosa di diverso e ne voglio approfittare provando a mettere i nuovi poster che mi sono arrivati da disegno. Quindi tolgo queste cosine e facciamo un po' di prove insieme. Se avete visto l'ultimo video che è uscito sul canale dedicato agli acquisti di Natale, dove vi facevo vedere gli addobbi natalizi che ho preso per l'ingresso da tenere qui in sala da pranzo sui toni dell'azzurro, capirete bene perché ho scelto una stampa di questo tipo sui toni dell'azzurro. Questi due poster li ho acquistati pensando di metterli proprio in questo ambiente della casa, e pensavo proprio di metterli su questo muretto. Il primo poster che ho scelto è questo, molto molto minimal, con la scritta Family, e ho deciso di scegliere le cornici in rovere, così riprendono gli altri poster che ho sulla parete della cucina e riprendono un po' i colori che ci sono comunque in questo ambiente, perché c'è tanto bianco e tanto legno, quindi ho voluto mantenere un po' questi colori, e quindi solo mi sono orientata sulle cornici in rovere. E l'altro poster più piccolino è questo qui. In realtà lo avrei preferito un attimo più grande, ma c'era soltanto questa misura, che se non ricordo male è un 21x30. Comunque tutto bianco con queste linee geometriche sui toni dell'azzurro, carta da zucchero, che sapete ultimamente questo colore mi sta piacendo molto. Quindi adesso provo a metterli qui sulla mensolina, vediamo come ci stanno. Devo dire che posizionati così mi piacciono molto, amo i quadri semplicemente appoggiati su una mensola o in questo caso su un muretto, proprio perché quando voglio cambiare posso toglierli e spostarli da un'altra parte senza dover tappare nessun tipo di buco. Non tutti amano i poster, i quadri semplicemente appoggiati contro una parete, io invece li adoro. Fatemi sapere se anche voi amate tenere i poster in questo modo. Comunque adesso ad aggiungere altre cosine per arricchirlo un pochettino di più, perché comunque così è un po' troppo spoglio, e penso proprio di rimettere questo vaso, proprio perché è legno, quindi si abbina anche alle cornici e mi piace molto. Sono solo indecisa sulla pianta da utilizzare, se tenere questo cespuglio che c'era prima oppure se mettere un'altra piantina. Adesso vi faccio vedere entrambe le opzioni, poi magari qui sotto nei commenti fatemi sapere quale delle due varianti sta meglio. Ingresso completato, mi piace tantissimo. Alla fine ho deciso di mettere questa piantina perché ero abituata ormai da troppo a vedere l'altra, quindi per avere un po', per avere qualcosa di diverso l'ho sostituita con questa qui, però aspetto i vostri consigli qui sotto nei commenti. I poster mi piacciono davvero tanto e trovo stiano benissimo in questo contesto. Questo è in assoluto il mio preferito. Inoltre ho un fantastico codice sconto per voi del 40%, il 40% è tantissimo, infatti mi sa che farò anch'io un acquisto nuovamente sul sito, perché ho altri angolini della casa che voglio andare
a riempire con i poster, quindi mi sa che ci scapperà un acquisto. Comunque 40% di sconto utilizzando il codice Giada Black, però dovete affrettarvi perché è valido soltanto per 3 giorni, dal 26 al 28 di novembre, quindi nel periodo Black Friday. E ve lo lascio comunque scritto anche qui sotto nell'info box, trovate sia il codice sconto che il sito che vi porta direttamente sul sito per vedere tutti i poster che ci sono. È ormai di diverso tempo che collaboro con loro, mi sono sempre trovata bene, i poster sono di ottima qualità, la stampa è proprio bella e anche le cornici sono fatte molto bene, quindi se ancora non sapete come riempire magari qualche parete della vostra casa, provate ad andare su questo sito perché ci sono tantissimi poster tra cui scegliere, c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Ho scelto anche dei poster per rullo di tamburi, la lavanderia, ebbene sì, finalmente forse andrò a completare anche questa stanza, che tra l'altro a breve, brevissimo, per il Black Friday acquisteremo la lavatrice. Abbiamo continuato a rimandare, ma adesso con il Black Friday direi che non c'è occasione migliore per fare questo acquisto. Sicuramente ci sarà qualche bella offerta, quindi mi sa che ci scappa l'acquisto della lavatrice. Non so se acquisteremo direttamente anche l'asciugatrice, comunque è un acquisto che voglio fare, però non so ancora se li acquisteremo tutti insieme nel Black Friday oppure se per quello aspetteremo magari ancora qualche mese. Comunque vi faccio vedere i poster che ho scelto, sono due, e anche per la lavanderia sono stata sui toni del legno, quindi ho scelto la cornice rover come le altre, ho preso questa stampa, cioè fotonica, bellissima, e poi ho preso questa con tutti i simboli, vediamo se riesco a farvi vedere bene, mi avvicino un attimino meglio, ho preso questa con tutti i simboli del lavaggio, che trovo sia super carina da tenere in lavanderia. Questa, volendo, si può anche semplicemente appoggiare a una mensolina, perché vedete c'è proprio la base. Penso comunque di non appenderle, ma semplicemente di appoggiarle sopra il ripiano che ancora devo acquistare, ma sicuramente farò un video dedicato, quindi restate sintonizzate qui sul canale, perché quando finirò la lavanderia uscirà un video dedicato dove farò vedere come l'abbiamo ultimata. Sono andata a togliere tutte le cose autunnali, ho pulito il mobile, qui resta sempre la lampada, che tra l'altro mi piace molto, accesa, fa una bellissima atmosfera, Alexa, sempre qui che ci fa compagnia. E adesso devo decidere cosa mettere qui, al momento non voglio riempirla troppo perché poi qui farò l'alberello di Natale. Adesso devo andare a mettere via tutte le decorazioni autunnali che sono andata a togliere. Però mi sono resa conto di non avere un contenitore dove poterle mettere. Secondo me vengono molto utili quelli che si trovano da IKEA, avete presente quelli di plastica trasparenti? Sono utili sia perché sono abbastanza grandi, quindi contengono diverse cose, e in più perché essendo trasparenti si vede quello che è contenuto al suo interno. Quindi andrò da IKEA a fare un acquisto di questo tipo. Intanto vado semplicemente a metterli all'interno di queste borsine di carta, giusto per averli ordinati in qualche modo. E anche la sala da pranzo è stata svuotata, pronta per essere addobbata con le cose di Natale, e non vedo letteralmente l'ora. Infatti all'interno di questo vaso al momento non ho messo niente perché voglio mettere una decorazione natalizia, quindi in questi giorni resta così vuoto. Come resta pulito anche questo mobile, ho semplicemente messo questo poster, ho acceso una candelina, tra l'altro questa di Yankee Candle è una delle mie preferite, cos'è, la Vanilla Cupcake, è buonissima e lascia in casa un profumo buonissimo di biscotti. Se vi piacciono le profumazioni dolci, secondo me questa è una delle migliori. E poi la solita orchidea finta di IKEA, che puntualmente è da sempre
lì nell'angolino. E adesso veniamo al soppalco. Qui in realtà non ci sono tantissime cose da togliere, giusto tre cosine, niente di più. Però qui verrà fatto l'albero di Natale. Io infatti non vedo l'ora, anche se quest'anno abbiamo il divanetto dove l'anno scorso abbiamo messo l'albero, quindi dobbiamo un attimo trovargli un angolino, perché se lo rimettiamo lì devo spostare il divanetto, quindi devo valutare questa cosa, non ci avevo pensato, mi è venuto in mente adesso. Comunque, a parte questo che vediamo nel prossimo video, vado a togliere le decorazioni autunnali qui sul mobile del salotto. Ho completato anche questo mobile, ho tolto giusto le due cosine che c'erano, adesso è molto pulito questo angolino, tipo mi piace molto. Qui devo ancora cambiare il vaso con quello che vi ho mostrato nell'ultimo video haul, magari dopo lo faccio, così vediamo insieme come ci sta. Mi piace molto anche questa zona, l'unica cosa che mi dà un sacco di fastidio, ma forse ve l'avevo già detto, sono tutti questi fili che passano per arrivare alla corrente. Mi infastidiscono davvero tanto e vogliamo trovare una soluzione con mio papà per coprirli, per nasconderli totalmente, magari facendoli passare sotto al mobile. Ho finito di fare tutte le cose che avevo in programma per oggi e adesso non vedo letteralmente l'ora di iniziare a decorare per il Natale. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se voi avete già iniziato a decorare la casa per il Natale oppure se aspettate dicembre. Io credo proprio di non riuscire a resistere. Comunque, se il video vi è piaciuto, mettete un pollice in su ed iscrivetevi al canale. Un bacione, ciao!